passalo sotto la pressa per anatre, per estrarti le piglie che hai in testa e farci il testo. Di cosa vai blaterando? Non deve... la zuppa! La zuppa? Bloccate quella zuppa! No! Non si tratta di un cliente, è un critico. Ah, Ego! Sole Leclerc. Leclerc? E che cosa ha detto? Che la zuppa le piace. Aspetta, come aspetta? È colpa tua se mi trovo in questo guaio! Sono interessati alla tua zuppa. A che gioco stai giocando? Io, sono ancora licenziato? Non può licenziarlo. Come? A Leclerc è piaciuta, esatto. E ci ha tenuto anche a farglielo sapere. Se scrive una buona critica e poi scopre che lei ha licenziato il cuoco che l'ha creata. È solo uno squattero. Che ha cucinato qualcosa che a Solène è piaciuto. Come possiamo portare avanti la tradizione di Gusteau se non rispettiamo il suo credo fondamentale? E quale sarebbe questo credo, Mademoiselle Tattoo? Che chiunque può cucinare. Sì, forse sono stato un po' severo con il nostro nuovo squattro. Si è lanciato in un'impresa rischiosa e dovremmo premiarlo come avrebbe fatto Gusteau. Se ha deciso di intraprendere una strada così ardua, perché reprimerlo? Non stavi scappando? Oh, sì. Dato che hai espresso un certo interesse per la sua carriera di cuoco, tu ne sarai la responsabile. Qualche obiezione? Allora, tornate al lavoro! Tu sei molto fortunato, molto sfortunato. Preparerai di nuovo quella zuppa e questa volta presterò attenzione. Presterò molta attenzione. Pensano che tu possa essere un cuoco. Sai invece cosa penso io di lui? Credo che tu sia soltanto un furbetto alquanto presuntuoso. Ratto! Qui? No, non in cucina, sei impazzito? Hai idea di che cosa accadrebbe se si sapesse che c'è un topo nella nostra cucina? Ci farebbero chiudere! La nostra reputazione è già in bilico così com'è! Portalo via da qui, lontano, uccidilo, eliminalo, vai!